Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al mascarpone e mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Oggi vi faremo vedere come utilizzare il mascarpone impazzito. Spesso capita di sentir dire che a seguito della lavorazione il mascarpone non ha montato bene o è impazzito. Questo è il risultato quando il mascarpone impazzisce e di conseguenza, non sapendo cosa fare, si tende a buttare il tutto. Noi oggi con questa ricetta vi faremo vedere come utilizzarlo. Gli ingredienti sono mele, farina, uova, mascarpone o mascarpone impazzito, zucchero, sale, lievito per dolci, vanillina, cannella e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero semolato. E li facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo la farina. Le uova, il pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Adesso aggiungeremo il mascarpone, nel nostro caso il mascarpone impazzito. E azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 6. Aggiungiamo il lievito per dolci e lo facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo in una tortiera. Abbiamo trasferito il composto nella tortiera, adesso andremo a posizionare le mele. Completiamo cospargendo con lo zucchero di canna. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi statico per 40-45 minuti circa, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Torta al mascarpone e mele. Grazie e alla prossima ricetta.